Salve a tutti amici del canale, benvenuti per un nuovo video. Oggi faremo la recensione di questo coltello, il chiudibile Firebird della Ganzo. Questo è un chiudibile molto interessante, venite a vedere. Si presenta in questa bustina. Sempre molto graditi gli oggetti di cortesia, vedete, con questo tirante. Chiaramente in natura noi il coltello lo porteremo sempre a disponibilità d'uso, ma ricordatevi che quando una ditta vi fornisce un elemento di cortesia significa sempre che tiene al prodotto e tiene a voi. Questo va tenuto presente. Questo è il coltello. Come vedete ha un'estetica molto molto accattivante, a me personalmente piace molto, ma non è particolarmente aggressivo. Ha questo contrasto di colori su questo azzurro opaco col carbonio e l'acciaio. Allora, il coltello ha queste guancette che sono in questa fibra di carbonio. Si può aprire in questo modo, con l'apertura a perno, per una mano sola, e il suo blocco è qua, quindi non è un liner lock, si blocca proprio qua alla radice, vedete, col doppio perno, è resistente, è stonewashed come tipologia. L'acciaio è un 440C, quindi una facile riaffilatura sul campo, in questo momento è affilatissimo. Ha un leggero incavo qua per l'alloggio del dito indice. A me non piace personalmente quando la geometria di un coltello è troppo spigolosa, perché non consente di poterlo portare nella mano in tutte le posizioni. Quindi questo è possibile usarlo sia per la presa indietreggiata col pollice, sia per la presa full grip, sia per l'inglese, o addirittura un inglese che punta ancora di più verso le nocche. È sempre comodo perché questo alloggio è molto gentile. Una particolarità di questo coltello: la clip per poterlo appendere non si trova dalla parte della testa, ma dalla parte della coda, e lo possiamo alloggiare in questo modo, o così, sempre come consiglio per evitare di perderlo. Il coltello inoltre ha un buco, un alloggio per la dragona. Vedete? Qui riporta la dicitura Firebird Knife Made by Ganzo, e ha una serie di svasi, come noi sappiamo, per il pollice, che continuano sul manico. La fattura è resistente, il coltello è solido. E adesso lo proviamo immediatamente senza perderci troppo. Per ulteriori caratteristiche tecniche potete visionare il link in descrizione. Prendiamo questo ramo che abbiamo reciso e andiamo subito a vedere come si comporta. Come vedete è molto tagliente. Ora sto rimuovendo giusto la corteccia superficiale per farvi capire come riesce veramente a spellare. Come vedete c'è ancora sotto la corteccia, quella immediatamente sottostante, e qui abbiamo il legno nudo. Adesso continuo, adesso levo anche questa, vedete, e abbiamo il legno nudo. Ecco. Ok,
Ovviamente, ripeto, questo genere di coltelli, come dico spesso, ha la sua destinazione di utilizzo. In realtà io dico spesso che ogni coltello ha la sua destinazione di utilizzo, quindi non lo usate per un batoning, per un chopping, e allo stesso tempo usatelo se sapete come fare, però sapete che non è stato pensato per quello, è stato pensato per sbucciare un ramo, per preparare un'esca per il fuoco, è stato pensato per preparare un'eventuale trappola, è stato pensato per fare degli intagli. Vedete come sbuccia bene? È stato pensato anche per lavori di questo tipo. Guardate, lo metto bene al petto e spingo aprendo la cassa toracica così. Di nuovo. Vedete? Oppure posso fare questo. Uno, due, tre. E vedete la sezione. Sbuccio. E adesso provo anche questa tecnica. Provo anche questa tecnica che vi mostro subito. Così, vedete? Così. Ricordatevi che questa tecnica non è pericolosa, perché anche se scappasse non taglia, eh? Non taglia di piatto su un vestito, però mi consente di lavorare col polso. Ecco, e anche qui se la cava bene. Quindi un coltello anche qui di fascia media, prezzo molto basso. Per tutte le informazioni vi ripeto che c'è il link. A noi interessa ora vedere come si comporta. Molto comodo. Un prodotto che abbiamo scelto perché sembrava interessante e si è dimostrato proprio così, molto interessante. Bene, grazie per tutto, per il fatto di seguirci. Lasciate un like, seguiteci ancora e ci vediamo con un prossimo video.